Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi siamo sulla variante alta di Imola, sul circuito di Imola e voglio portare la vostra attenzione per quanto riguarda i tagli, perché al Mugello ho visto che comunque, oltre ai mega incidenti che ci sono stati, che abbiamo risolto, diciamo, bonariamente in modo amichevole perché era la prima di campionato e c'erano persone che erano meno esperte, che comunque nella foga di gara, insomma, sono successe un po' di patatrac. Vorrei focalizzarmi oggi per quanto riguarda i tagli di pista. Perché? Perché Imola, purtroppo, pur essendo un bellissimo circuito, offre la possibilità, se si sa fare e se si interpreta in un certo modo alcune curve, nello specifico la variante alta, di guadagnare enormemente sul tempo sul giro. E qui non siamo per, diciamo, essere, come dire, anti fair play, anti sportivi. E quindi mi va assolutamente di specificare su questa variante che cosa è concesso e cosa non è concesso fare, e anche perché me l'hanno segnalato, perché viste le tempistiche che ci sono sui server, uno si può porre la domanda: ma come, se io la interpreto in un certo modo posso andare a guadagnare 1 o 2 secondi, se la faccio in un altro modo questi secondi non li guadagno? Quindi, per togliere qualsiasi tipo di dubbio, faccio questo video per diciamo avvertirvi di cosa potete fare e cosa non potete fare e le conseguenze se lo fate. Quindi mi sono messo in questa modalità visuale per farvi capire che cosa intendo io taglio. Intanto la linea bianca prima del cordolo e prima dell'altro cordolo giallo e nero è il tracciato, oltre non è considerato pista. Quindi il server è impostato per considerare un taglio se mettete 3 ruote fuori al di là di questa linea. Però, siccome il sistema non funziona come dovrebbe, devo specificarvi che cosa, che se voi interpretate la curva in questo modo qui, quindi così, d'accordo? Vediamo se riusciamo a far vedere meglio. Così, in cui c'è 2 ruote dentro il tracciato e 2 all'esterno, questo nessun problema, non c'è assolutamente nessun problema, potete farlo fino al limite massimo della linea, d'accordo? Per darvi giusto l'idea. Se invece mi venite a tagliare la curva in questo modo qui, quindi vediamo se riusciamo a vederlo qua, vedete che siete all'interno, quindi questo si tratta di taglio. E sia Ptracker che il server non lo riconoscono per forza sempre, anzi, alcune volte è abbastanza palese che c'è il taglio e il sistema non lo rileva. Quindi, per togliere qualsiasi dubbio, questo per me è taglio. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze che, se durante le fasi concitate della gara, durante un sorpasso, succede una volta ogni tanto, cioè al giro 2, al giro 7, non succede assolutamente nulla. Perché? Perché può succedere che uno, mentre sta facendo la sua gara, può andare fuori pista. Perché succede? Sto per superare, ho sbagliato a impostare la curva, sono andato lungo. Quello non c'è nessun tipo di problema. Anche quando è da solo, se mi succede una volta giro 2, giro 7, non succede niente. Però se è un qualcosa che è ripetitivo o sono sempre borderline, e quindi spesso e volentieri, soprattutto su questa variante taglio, ve lo dico subito ragazzi, per me è molto semplice, così non ci sono dubbi. Io basta che premo il tasto F7, faccio così, metto questa visuale qui, come potete vedere, e io riesco assolutamente a vedere tutto, e quindi di conseguenza vedere 15 giri a velocità 2, 3 o 4 più veloce, riesco a vedere tutto e ci metto un nanosecondo a vedere chi è che fa sempre, chi ha, diciamo, fa l'abitudine di fare i tagli. E ragazzi, questa volta devo assolutamente squalificare e dare una sanzione, una specie di punizione, perché sia da monito a tutti. Ragazzi, siamo qui per divertirci, però se voi guadagnate 2-3 secondi a giro perché tagliate, non è giusto nei confronti di chi invece rispetta il regolamento. Quindi è considerato tracciato tutto quello che è dentro le due linee. Il cordolo, per me, in questo caso qua, su questa configurazione di pista, non è assolutamente tracciato. Quindi su questo aspetto qua spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete dubbi, lasciatemi un commento qui o sul forum, magari potrei fare un post dedicato da capire meglio. Poi è ovvio, ragazzi, che ci sono comunque dei margini di tolleranza rispetto alla configurazione del circuito. Nello specifico potrei dire la prima variante,
e infatti andremo direttamente lì a vedere cosa succede. Ok, siamo alla prima variante. Qui, come vedete, si ha alcune volte la tendenza a venire a tagliare. Ora, io se voi tagliate in questo modo qua, giusto, sono per forza tollerante perché bisogna vedere effettivamente quant'è il guadagno che si ha. La variante alta si guadagna tantissimo. Qui però, ad esempio, se venite a tagliare qui, non so se guadagnate veramente tanto. Però, insomma, non bisogna prendere l'abitudine di andare a tagliare costantemente. Bisogna cercare di fare al massimo il tracciato per come è disegnato. È ovvio che si ha la tendenza a mordicchiare, anzi ad aggredire i cordoli, però sempre con due ruote all'interno del tracciato e due all'esterno al massimo. E questo che è importante. Anche questa variante qui non si ha la tendenza a tagliare in questo modo, cioè in questa posizione qua. Però qua, ad esempio, non potete venire a mangiarmi il cordolo qui. E se intanto il server lo segnala. E qui in uscita sarà sicuramente più tollerato se siete qui piuttosto che se siete larghissimi qui. E voi mi dite, è una questione di centimetri. Eh sì, ragazzi, è una questione di centimetri. Se siete qua sul verde, a parte che a livello della trazione non so se ci guadagnate, però sarò più tollerante rispetto a una macchina che sta qui, d'accordo, perché sta al limite della linea, piuttosto che uno che sta su nella variante in cui taglia praticamente dritto. E senza nessun tipo di dubbio, comunque il server lo segnala e io ho tutti i messaggi del P-Tracker che mi dicono tizio ha tagliato a questo giro qua, tizio ha tagliato a questo giro qua. Quindi se vedo dei giri che sono un po', tra virgolette, passatemi il termine, sospetti, è ovvio che ragazzi sul replay andrò a vedermi sicuramente quello che è successo e a convalidarmi o meno il giro. E se vedo che qualcuno fa il furbacchione, ragazzi, è semplice, io vi squalifico, mi metto in ultima posizione, potete arrivare primi, non cambia nulla, potete essere dei fenomeni, non mi interessa. Io voglio che sia una gara onesta e il fair play fa parte, cioè fair play è onestà. Anche qui, in questo punto qua, non posso andare qui perché ci vado a guadagnare, vado un po' più largo, devo cercare di stare dentro. Quindi se devo alzare il piedino, lo alzo il piedino dall'acceleratore. Altro discorso è qui. Mi sono reso conto che in questa qua, qui si può rimanere così, qui è un po' più complicato, nel senso che andare a tagliare qui non so quanto conviene perché ci sono sti dossi, quindi, però se sono leggermente all'interno non vi dirò niente perché onestamente è complicata. E qui, assolutamente ragazzi, qui, che non vi veda essere in questa posizione qui perché vi annullo tutti i giri, cioè nel senso che vi squalifico, però se siete, diciamo, un po' adiacenti qua, che state mordicchiando la linea, qui non vi dirò assolutamente niente. E poi si arriva alla variante alta. E ovviamente nell'ultima curva la stessa cosa, non andate a segarmi le curve, disegnate le curve, non le segate. È importante perché alla fine, ragazzi, non venite a lamentarvi, dire ah Fabri, ma come mi hai annullato, mi hai squalificato. Sì, ragazzi, è importante perché purtroppo questa configurazione del circuito ci impone purtroppo di mettere dei limiti perché il risultato finale dei giri è veramente lampante, cioè si passa da 1 a 2 a 3 secondi di differenza e uno è qui per divertirsi, perché se io mi ammazzo, mi sono allenato, eccetera, sono onesto, eccetera, eccetera, e faccio, vi dico una cavolata, 1,54, poi arriva il fenomeno di turno che non solo non ha bisogno di tagliare, ma in più taglia e mi guadagna 3 secondi, cioè non c'è gara. Quindi per una questione di sportività, ragazzi, mettiamo questo. Attenzione, le sanzioni saranno molto molto pesanti. Detto questo, ragazzi, ho una piccola notizia, non so se vi interessa. Finalmente, forse mi installeranno, anzi no, è sicuro, mi installano la fibra, quindi potremo fare finalmente dei live, dei campionati, potrò fare diciamo, dei contenuti per il canale più interessanti, più lunghi, perché i tempi di caricamento sono diversi e qualitativamente spero di poter fare anche a livello visivo qualcosa di ancora meglio di quello che sto proponendo. Quindi una piccola notizia, una piccola anticipazione, sarà tra 15 giorni, 3 settimane. Quindi è interessante soprattutto per fare i live delle dirette per quanto riguarda i nostri eventi. Io ragazzi spero che sia stato chiaro, vi ringrazio per avermi seguito, non esitate a lasciare un commento qui sotto in merito a questa questione qua. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris è tutto, ciao!